Secondo l'ultimo bollettino della Regione Calabria sono 1.153 le persone risultate positive al coronavirus, i soggetti in quarantena sono 8.701. Due infermieri dell'ospedale di Reggio Calabria sono stati arrestati, ad una paziente di psichiatria avrebbero somministrato dose massiccia di psicofarmaci provocandone la morte. Sono circa 100 i boss o gregari dell''ndrangheta che percepivano il reddito di cittadinanza, sono stati denunciati alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Operazione antidroga dei carabinieri a Campobasso, 39 persone arrestate, alcuni provvedimenti sono stati eseguiti anche in Calabria. Stop alla metro di Cosenza, occhiuto, una follia fermare l'opera, risponde Laura Ferrara, i fondi non andranno persi.